Ragazze, nuovo video review. Oggi voglio parlare insieme a voi dell'ultima novità lanciata da Neve Cosmetics. Neve Cosmetics, per chi non la conoscesse brevemente, è un'azienda che produce make-up minerale, dagli ombretti ai fondotinta, ai correttori, ai blush, bronzer, eccetera, eccetera. E produce anche alcuni pennelli che a mio avviso sono molto validi. Ad ogni modo, la novità di cui voglio parlare oggi è un fondotinta minerale ad alta coprenza, ovvero l'Eye Coverage Mineral Foundation, che è quello presente in questa cartolina. Si tratta di un prodotto che mi incuriosisce moltissimo perché, come molti di voi sapranno, il fondotinta minerale è meno coprente rispetto a un fondotinta liquido, un fondotinta compatto o cremoso, ma ha comunque dei vantaggi rispetto a questi fondotinta perché lascia respirare la pelle, è l'ideale soprattutto in questa stagione e quindi voglio parlarvene proprio perché anche io sono molto curiosa di scoprire se effettivamente un fondotinta minerale può avere una alta coprenza paragonabile a quella di un fondotinta normale, di un fondotinta liquido. Questo fondotinta è presente in 8 colorazioni, poi ve le mostro e vi mostro anche gli swatches di ogni singolo fondotinta. Ma prima volevo passare un po' in rassegna le varie caratteristiche di questo fondotinta, anzi più che le caratteristiche, le modalità di applicazione. Su questa cartolina di presentazione, infatti, del fondotinta troviamo diverse modalità di applicazione. Una modalità classica, secondo cui il fondotinta viene versato direttamente nel tappino, in questa maniera. E poi si va a prelevare il prodotto con un pennello. Potete scegliere un pennello a setole fitte se volete una coprenza maggiore, oppure un pennello a setole rade se invece volete un effetto un po' più naturale. Andate a ruotare il pennellino all'interno del tappo del fondotinta in modo che il prodotto venga prelevato bene dal pennello, e poi andate a stenderlo con movimenti circolari concentrandovi di più sulle zone più critiche che volete coprire maggiormente. Abbiamo poi una modalità liquida, quindi andate a prelevare con lo stesso metodo classico il fondotinta dal tappino con il pennello e andate poi a vaporizzare il pennello già impregnato di fondotinta. Impregnato con un fissatore come può essere nebbia fissante e andate poi a stenderlo. In questo modo sarà molto più coprente perché risulterà molto più simile ad un fondotinta liquido. Poi abbiamo il metodo cremoso che io consiglio vivamente alle persone che hanno una pelle secca che quindi necessita di idratazione. Che cos'è questo metodo cremoso? Andate a prelevare un po' di crema idratante, la appoggiate sul palmo della mano, sul dorso della mano. E poi andate ad unirvi un po' di fondotinta minerale, prelevate sempre con il pennellino, ovviamente miscelando insieme i due prodotti, e poi andate a stenderlo. Può essere utilizzato però anche come correttore, quindi andiamo a prelevare il fondotinta e ad applicarlo con un pennellino da correttore direttamente sulle imperfezioni, oppure anche qui vi consiglio il metodo cremoso, quindi sempre con la crema idratante se volete un correttore un po' meno asciutto, quindi che secchi un po' meno la pelle. Oppure possiamo andare ad applicarlo insieme alla cipria per un effetto pelle perfetta, quindi andiamo a prelevare col pennello la nostra cipria, con lo stesso pennello il fondotinta minerale e poi andiamo a stenderlo su tutto il viso. Come vi dicevo prima, questo fondotinta è presente in 8 tonalità. E partiamo subito dalla prima, che è il Fair Neutral e che è molto molto chiara, chiarissima e ha un sottotono neutro. Passiamo poi al Light Neutral, anche qui ha sottotono neutro, ma è leggermente più scuro rispetto al Fair Neutral. Poi abbiamo il Light Rose, che è un colore, una tonalità chiara con sottotono rosato, e il Light Warm, che è una tonalità chiara dal sottotono caldo e dorato. Queste sono le 4 tonalità light, quindi per le persone che hanno una pelle chiarissima o chiara, e poi passiamo alle 2 tonalità medium, quindi per le persone che non sono né troppo chiare né troppo scure. Iniziamo con il medium neutral, che è appunto una tonalità abbastanza scura dal sottotono neutro, e poi il medium warm, che è invece un sottotono caldo e più mediterraneo.
Ed infine abbiamo due tonalità tan, quindi per le persone con pelle scura. Abbiamo il tan neutral, vedete che è molto scuro e che ha sottotono neutro. E abbiamo il tan warm, che invece è sempre una tonalità molto scura, che però ha un sottotono caldo e quindi giallo. Ora passiamo all'applicazione. Io ho scelto la medium warm, perché comunque sono appena tornata dal mare, quindi sono un po' abbronzata, mentre normalmente sono molto bianca e avrei scelto infatti la light neutral, che insieme al medium neutral sono le tonalità più diffuse. Procedo con l'applicazione secondo il metodo classico, quindi vado a versare un po' di prodotto direttamente nel tappino e poi vado a prelevarlo con un pennello a setole fitte. E vado a girare ben bene il pennello nel tappino fino a che il prodotto venga completamente assorbito dal pennello. Una volta assorbito, sbatto gli eccessi, altrimenti svolazzeranno in giro, e vado poi ad applicarlo con movimenti circolari. Questo è il risultato finale e ovviamente come ogni fondotinta è modulabile, nel senso che potete andare ad applicare diversi strati di fondotinta. Questo è il risultato con la prima passata di fondotinta e devo dire che mi basta così perché comunque la coprenza a mio avviso è ottima. Potete vedere come le imperfezioni che si potevano vedere prima sono state coperte alla perfezione. Si nota molto bene. Contate poi che io l'ho applicato secondo il metodo classico, quindi potrei ottenere ancora più coprenza con il metodo liquido, quindi vaporizzando il pennello con un fissatore, un prodotto comunque liquido. Quindi devo dire che questo prodotto è molto valido e per essere un fondotinta minerale ha veramente una coprenza ottima. E ora vorrei passare a farvi vedere gli swatches di ogni singola tonalità in modo da capire quale potrebbe rispecchiare i vostri canoni, perché comunque sono consapevole del fatto che dal sito è un po' difficile capire quale acquistare, quale è la più adatta alla nostra carnagione, quindi magari attraverso degli swatches potrei facilitarvi un po' questa scelta. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia stato almeno un pochino utile. Io devo dire che sto adorando questo fondotinta perché è veramente molto coprente, ma allo stesso tempo non appesantisce troppo la pelle, la lascia respirare ed è quello che ci serve in estate. E quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!